Ciao, oggi ti faccio questo video dalla panchina su cui vengo a meditare ogni tanto. Adesso sentirai un po' di traffico perché ormai a quest'ora del mattino le macchine cominciano a muoversi in questa zona. E quello che voglio dirti è questo. Mentre stavo meditando ho ricevuto un'energia molto molto forte e mi ha dato un messaggio molto interessante. Questo messaggio suonava così: non importa quello che tu fai ogni giorno, non importa le singole azioni e i singoli movimenti che tu fai, le piccole cose che tu fai, quando il tuo obiettivo è chiaramente quello di arrivare in un certo luogo a realizzare una certa cosa. Quando tu hai questo focus, anche se tu durante la tua giornata a volte ti muovi in un modo che potresti valutare o giudicare non ottimale, se tu continui a tenere il focus sul macro obiettivo e a muoverti per arrivare a quell'obiettivo, a quel sogno, alla realizzazione di quella cosa che ti sta a cuore, allora è come se la tua strada pian piano si rettificasse. Nel momento in cui tu arrivi a fare anche un errore, qualcosa che tu puoi giudicare non ottimale, se tu continui a tenere il focus e a guardare a quel sogno, le cose si possono aggiustare con facilità. Può essere un problema solo se tu perdi quel focus, ma se tu lo mantieni, ti tieni focalizzato su quello che è il tuo sogno e ciò che desideri realizzare veramente, anche se a volte fai delle scelte che non sono ottimali, ok? Le cose si mettono a posto, perché comunque tu tenderai sempre a quel sogno. Quindi è come se tu a volte prendessi delle piccole deviazioni e andassi un pochettino fuori strada, ma quando tu sei ad esempio in un cammino di montagna e ti allontani dal cammino principale per qualche metro, non accade nulla, perché sai dove devi arrivare, conosci la strada e ti puoi riavvicinare. E qui è la stessa cosa. Quindi è importante certo agire nel migliore dei modi in ogni singola cosa che fai, ma quello che mi è stato detto è proprio che non è importante preoccuparsi eccessivamente quando si compiono dei passaggi che non sono quelli che tu potresti valutare i migliori. Quindi è importante mantenere il focus, è importante continuare a sentire il cuore, perché il cuore ti guida, e l'esercizio per l'ascolto del cuore lo trovi sia nel mio ebook, lo trovi in qualche meditazione che trovi sia su Facebook sia su YouTube. Quindi mantieni il focus sul tuo grande sogno e permettiti di accogliere te stesso anche con le piccole deviazioni, i piccoli errori che farai. E con questo ti auguro una bellissima giornata. Ciao! Ah, ti faccio vedere la mia panchina. Ciao, buona giornata!